È festa doppia quest'anno per la notte di San Silvestro a Napoli. Si parte alle 23 in piazza Plebiscito con il lancio sincronizzato di 2014 lanterne volanti luminose, poi il brindisi di mezzanotte accompagnato dallo spettacolo di fuochi d'artificio sulla Basilica di San Francesco di Paola. Due maxi schermi proietteranno le immagini dei festeggiamenti e gli auguri di artisti e sportivi alla città. Il veglione vero e proprio sarà poi sul lungomare, verso l'una il tradizionale appuntamento con i fuochi pirotecnici a Castel dell'Ovo e via con la musica fino all'alba presso le quattro postazioni allestite in riva al mare. La notte di Capodanno funzioneranno non stop i treni della linea 1 e le funicolari Chiaia e Centrale e resteranno aperti i parcheggi di Napoli Park. Quest'anno poi devo dire il 31 è veramente straordinario perché c'è Piazza Plebiscito con 2400 lanterne biodegradabili che i volontari lanceranno nel cielo, poi ci saranno i fuochi sul lungomare, l'intera nottata con varie tipologie musicali sul lungomare liberato, poi iniziative il 1 gennaio al Teatro Mediterraneo della Mostra, all'Auditorium di Scampia, insomma Napoli piena di cultura, di musica, di arte, di turisti, Napoli viva come si sta dimostrando in questi giorni. Il 1 gennaio al Teatro Mediterraneo si terrà il concerto dell'Orchestra Scarlatti, mentre all'Auditorium di Scampia si esibirà il Coro Giovanile del San Carlo. Da oggi prende il via anche Napoli Musica e Arte, un mese di eventi e concerti messo a punto dall'Assessorato alla Cultura che si terranno in tutta la città fino agli inizi di febbraio. Sono previsti itinerari guidati per le vie dei presepi e concerti nelle 10 municipalità, nei siti monumentali di Via Duomo e presso la Casina Pompeiana in Villa Comunale. Spendiamo qualche soldo in più per mettere in moto il commercio sano della nostra città, non spendiamo soldi per botti pericolosi, sono i fuochi quelli autorizzati, quelli sul lungomare, bellissimi, straordinari della nostra città, evitiamo di farci del male, di contare i feriti, quindi un appello, speriamo ci sia una grande mobilitazione di responsabilità nelle prossime ore affinché non ci siano botti pericolosi e proibiti nella nostra città e nella nostra provincia.